Per aver invitato tutti a prendere posto per ascoltare, molto gentile da parte sua. Intervengo anch'io sul tema dei parcheggi e dei trasporti per esprimere l'apprezzamento del gruppo consigliare della Lega per gli aumenti previsti per le tariffe dei posti auto nella zona centrale della città. Diverso il discorso ovviamente per quello che riguarda l'aumento del biglietto del trasporto pubblico locale, che avremmo preferito che fosse evitato e che secondo noi si poteva anche evitare. Questo ragionamento credo che debba partire anzitutto dalla considerazione del fatto che negli ultimi 10 anni il biglietto del trasporto locale, del biglietto urbano del bus è aumentato di più del 60%, mentre invece le tariffe dei parcheggi sono restate praticamente uguali. Evidentemente una cosa del genere non incentiva l'utilizzo del mezzo pubblico, anzi è un tipo di politica delle tariffe che sembra invitare esplicitamente i cittadini ad usare l'auto per venire in centro città, anche per sostare tutta la giornata per lunghi periodi o per girare per decine di minuti se non ore alla ricerca di un posto in strada che inspiegabilmente nella nostra città costa molto molto meno di un posto in un autosilo, eppure gli autosili funzionano e non mi sembra che siano normalmente vuoti. È chiaro che a fronte di una situazione del genere è inutile poi, quando i livelli dell'inquinamento superano i valori, le soglie dei valori per giorni o per settimane, chiedere all'assessore all'ambiente quali interventi intende attuare per fronteggiare la situazione. Quando a monte ci sono delle politiche che appunto non aiutano a migliorare la qualità dell'aria. Questi ragionamenti non dimostrano per carità niente di nuovo, però in attesa del piano della sosta, che dovrebbe andare proprio nella direzione di favorire il trasporto pubblico invece del trasporto privato, del trasporto con le auto, in attesa di questo diciamo esprimiamo una valutazione più che positiva sulla proposta di delibera di cui abbiamo letto sui giornali da parte dell'assessore alla mobilità, che dovrebbe essere approvata settimana prossima in giunta. Secondo noi, anzi, si poteva avere addirittura più coraggio, si poteva tentare di non aumentare del tutto il biglietto urbano del bus e aumentare maggiormente le tariffe della sosta, proprio nella direzione che dicevo prima. Comunque la strada è quella corretta secondo noi, la strada corretta nella direzione di garantire sicuramente una maggiore qualità di vita per i cittadini, e quindi auspichiamo che questa strada venga seguita ancora, sperando che in futuro si possa tornare a diminuire e portare a livelli accettabili il costo del trasporto locale. Grazie. Grazie consigliere Martinelli.